Cinismo e sofferenza per il Città di Teramo, che conserva la vetta solitaria del campionato di eccellenza, superando anche la non facile trasferta del Pallozzi. Finisce 3-2 sull'Ovidiana Sulmona per la formazione di Pomante, con biancorossi ospiti bravi a concretizzare al massimo le occasioni, ma che poi tirano troppo presto i remi in barca, con il Sulmona che di carattere ci crede fino alla fine. Diavolo che ha subito una chance dopo 7 minuti, San Severino impiegato sul versante destro fa tutto bene ed invita ad una facile conclusione Touré, che però sbaglia la mira del diagonale. L'esterno si fa perdonare prima del quarto d'ora, l'attaccante si fionda su una respinta, di testa impatta la sfera che viene respinta da Blanco oltre la linea di porta su segnalazione del primo assistente. È il vantaggio della Città di Teramo che matura dopo 13 minuti di gioco. Diavolo che costruisce altre occasioni potenziali per il raddoppio. Sulmona che prima della mezz'ora prova a rialzare un po' la testa. Al 30esimo nessuno attacca la porta tra i biancorossi di casa su un bel cross di Lombardo che attraversa tutta l'area. Da un altro cross di Lombardo al 40esimo potrebbe concretizzarsi un pericolo che Negro in uscita allontana. Ancora Lombardo 3 minuti dopo trova questa volta Blanco in tuffo che impatta in qualche modo con il pallone, non trovando però la porta. L'occasione ghiotta per pareggiare per il Sulmona sveglia però il Città di Teramo, che al 45esimo trova il raddoppio. Cross di Cutilli, colpo di testa di De Giglio per il 2-0 del Diavolo, che concretizza al massimo le poche chance costruite nella prima frazione. Teramo che riparte nel secondo tempo dallo slalom di San Severino, con palla servita a Dos Santos per la conclusione murata da Di Gianfelice. Tris che arriva però all'ottavo. Touré invita al tiro De Giglio, che prende la mira e col mancino chiude potenzialmente di fatto la partita del Pallozzi. Potrebbe essere anche poker per il Teramo al 17esimo. Ferraioli apre e lancia sulla corsa Dos Santos. Il diagonale del centravanti con Puglieli in uscita non trova però la porta. Meco Monaco, evidentemente poco soddisfatto, esaurisce i 5 cambi già al 18esimo, facendo entrare Balassone, Palombizio, Venditti, Del Gizzi e Facundo Blanco. Proprio quest'ultimo, con un bel movimento ad attaccare l'area, prova a riaprire la contesa segnando la rete del 3-1. Non sembra giornata invece per Dos Santos, che ha un'altra occasione al 28esimo. Pomante decide poi di fortificare il centrocampo con l'inserimento di Massarotti per De Giglio, mossa che però non eviterà il definitivo rientro in partita dell'Ovidiana. Cross dalla destra, Pelino Vispo nel deviare, trovare il 3-2 a riaprire una gara che sembrava chiusa ad inizio ripresa. Gentile, qualche istante dopo, sfiora dalla distanza anche il pareggio. La squadra di Meco Monaco ci crede fino alla fine, non trovando però altre chance importanti, con la sfida che si chiuderà con il ritorno al successo delle Città di Teramo. Domenica prossima sfida al Bonolis per il Diavolo contro il Celano. Mister, una partita possiamo dire da grande squadra, fino all'ottava della ripresa, a concretizzare le chance avute e poi probabilmente un calo di attenzione, forse anche fisiologico. No, non deve essere fisiologico, non deve essere fisiologico, perché oggi negli ultimi 5 minuti siamo stati fortunati, siamo stati bravissimi come hai detto tu per 60-70 minuti, al di là del 3-1 loro, però abbiamo fatto una prova da grande squadra, perché venire a giocare in questo modo, in questo campo non era facile. Il rammarico è quello di non sfruttare le palle gol che abbiamo create, perché ne abbiamo sfruttate tante, addirittura a tu per tu il portiere, e poi normale che sono arrabbiato più che altro per come abbiamo gestito il 3-0. Abbiamo preso un gol del 3-1 evitabilissimo, anche il 3-2 è stato un gol che potevamo evitare, e poi è normale che negli ultimi 10 minuti può avere i giocatori di spessore quando vuoi, ma negli ultimi 10 minuti in queste partite mentalmente un po' ti viene un po' di paura. Siamo stati bravi a soffrire, è normale che non è un peccato per questi ragazzi, perché una prestazione fatta così per 70 minuti è un peccato finire la prestazione così. Sono stati 10 minuti di blackout e poi giustamente mentalmente poi non si è più lucido. Quando sul 3-0 passi dal 3-0 al 3-2, poi ho detto prima, puoi avere giocatori esperti quando vuoi, però in queste partite poi perdi la lucidità. Però sono contento per il risultato, perché ho detto vincere qua, l'ho detto anche ieri, vincere qua non sarà facile. Lo stavo facendo in modo importante, però sono sempre 3 punti. Ho cercato di cambiare alcune cose e sinceramente poi abbiamo fatto una buona partita di cuore, anche qualche volta con un po' di confusione, però volevamo pareggiarla contro una squadra forte, contro una squadra che il primo tempo ha fatto un buon primo tempo, con quei giocatori che sta lì davanti, insomma non devi sbagliare nulla, perché se no non riporti il risultato a casa. Però insomma, diciamo che sono contento a metà, sono contento perché la squadra deve avere più coraggio, soprattutto il primo tempo, e soprattutto non deve prendere quei gol che abbiamo preso. Fermo restando che qualcosa voglio rivedere, perché non mi è tutto chiaro.
Che termini, qualcosa non ti è tutto chiaro collegando a me alla risposta? Non è chiaro perché secondo me i gol non sono del tutto irregolari, andatela a rivedere e vedete, quindi io accetto sempre il risultato del campo. Ti riferisci al primo gol? No, il terzo mi sembra che ci sia un fuorigioco netto, mi sembra, quindi però ripeto, le partite si giocano sul campo, oggi adesso è finita, non possiamo fare niente, però domenica scorsa un discorso, oggi un altro discorso, due domeniche fa un altro discorso ancora, io non mi lamento perché non mi interessa, però devono essere un pochettino più attenti, almeno penso, lo voglio rivedere, se mi sbaglio mi scuso già da adesso. Si ripassa questo atteggiamento, i calciatori devono capire che comunque le partite si devono giocare sul campo, a prescindere se si chiamano Teramo o Giulianova, poi se sono più bravi si stringe la mano alla fine, ovviamente la forza del Teramo lo sapevamo, e quindi noi dobbiamo comportarci di conseguenza. Quando arrivano queste squadre così blasonate e così ben costruite, bisogna secondo me fare meglio sotto l'aspetto della voglia e soprattutto sotto l'aspetto del coraggio, perché i giocatori devono avere coraggio. Invece il primo tempo secondo me non l'hanno avuto, magari poi sotto di tre gol perso per perso l'abbiamo tirato fuori.